Ciao a tutti, sono Duccio Maria Gambi, sono un designer, lavoro su pezzi unici per gallerie o su commissione, faccio alcuni lavori interni. Qui siamo in manifattura tabacchi, nel mio studio dove sviluppo i progetti che poi realizzo nel laboratorio sempre all'interno di questo complesso. Manifattura tabacchi cos'è? È un centro collettivo giovane al cui interno, oltre agli artisti di residenza, spazi espositivi, si trova un nucleo di artigiani, designer che fanno del fare a mano il proprio centro di attività. Credo che questo sia molto legato a un valore, che è la prossimità. La prossimità per me è fondamentale nell'artigianato perché si riesce a entrare in contatto con la lavorazione, con le varie fasi e con quello che è il mondo di una bottega, che nell'oggetto finale spesso si esaurisce o difficilmente si può ricavare. Una città come Firenze ha perduto purtroppo il tessuto connettivo di botteghe artigiane che creava sia un forte know-how rispetto a quello che era il saper fare, sia un processo di culturale ed educazione nella relazione con il quartiere, gli abitanti del quartiere. Per questo quel ruolo che si sta svolgendo qua dentro credo sia importante per riportare sia una relazione tra noi che facciamo, che è stimolante e di crescita, sia avere un luogo, un centro di aggregazione per le nostre reti e sia per chi da fuori può entrare in relazione con una grossa varietà di lavorazione. È un piccolo nucleo che si sta espandendo e che mi auguro possa continuare a espandersi perché credo che sia veramente fondamentale per mantenere il valore dell'artigianato. Nello specifico, ad esempio, per me qui è interessantissimo sia condividere il laboratorio che ho con Mono e Canificio, che sono sia enciclopedie del design, quindi passano sotto mano pezzi storici che posso vedere e studiare nei dettagli, sia per la parte di restauro, capire un approccio alla materia, che poi è il legno spesso, ma un approccio che io non ho e che in realtà mi affascina tantissimo. All'opposto, mi trovo ad esempio con Super Duper, che fanno cappelli, che sono un mondo lontanissimo dal mio, ma che poi in realtà nel laboratorio diventano vicinissimi in qualche forma, perché comunque si sta parlando sempre di fatto a mano, di materia, di tecnica, e questo mi ispira e non avrei previsto questa cosa qui, e se non fossero stati accanto a me probabilmente mi sarei perso tutto questo valore che in realtà qui riesco completamente a far mio e a conoscere.